Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno a tutti. E oggi parliamo di un personaggio davvero molto importante nella storia, non soltanto della Chiesa, ma nella storia, diciamo così, anche proprio della sanità presso il Cottolengo, ove prestò servizio come infermiere. E persona che nacque tra l'altro non lontano dalle mie zone, e qui devo aprire una piccola parentesi nel ringraziare il gruppo sempre più vasto di persone che mi segue. Devo fare un ringraziamento, precisazione, ovvero devo ringraziare moltissimo il gruppo statunitense canadese, che sta crescendo davvero molto in termini di ascoltatori. Devo ringraziare anche coloro che mi seguono dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Argentina soprattutto, ove ho veramente dei seguaci, dei follower affezionatissimi che non si perdono assolutamente un video. E in generale voglio ringraziare tutti coloro che mi seguono, ma questa precisazione era doverosa proprio perché paradossalmente, insomma, sono seguito un pochino meno dall'Italia. Secondo le statistiche, solo il 35 più o meno circa di coloro che mi seguono sono dall'Italia, e di questa percentuale una parte arriva direttamente dalla mia regione, mentre invece da altre regioni come l'Alto Adige, il Veneto, la Sicilia, il Lazio, sono ancora più seguito. Quindi in Piemonte oserei dire che ecco, il Piemonte è una delle regioni ove sono meno seguito, e addirittura proprio la mia città di origine, Asti, è quella ove si registra una minor visualizzazione dei miei video. Questo per dire, non tanto per stare lì a dire chi mi segue o non mi segue, a ringraziare alcuni e dire chissà che di altri, no, semplicemente per fare una considerazione, ovvero che siccome si parla di un santo che, pardon, non di un santo, di un beato, perché al momento la persona di cui parleremo è beata per la Chiesa cattolica. Siccome parliamo appunto di un beato che è nato non distante dalle zone ove io abito, allora, soprattutto per coloro che mi seguono dall'estero, per coloro che mi seguono da altre regioni d'Italia, dovrò cercare di essere il più chiaro possibile. Bene, la persona di cui parliamo è Andrea Bordino, al secolo, e conosciuto altrimenti come Fratello Luigi, che oggi è beato per la Chiesa Cattolica, e di cui tra l'altro cade il centesimo geneatriaco tra breve tempo, il 12 agosto precisamente. Era nato il 12 agosto del 1922. Bene, fratello Bordino, Andrea Bordino al secolo, era nato a Castellinaldo d'Alba. Alba è una città non distantissima da Asti, circa 25 km più o meno a sud di Asti, in provincia di Cuneo però già si trova, e quindi è già spostata verso quel territorio che poi si spinge già sotto le montagne in direzione della Francia. Ecco, questo tanto per collocare le vicende di questa persona. Bene, in realtà fratello Luigi, al secolo appunto Andrea Bordino, nasce a Castellinaldo d'Alba il 12 agosto del 1922, e è stato un religioso italiano della congregazione dei fratelli di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, e è venerato come beato dalla Chiesa Cattolica. Tra l'altro la sua ricorrenza è il 25 agosto. Era nato in una famiglia piuttosto numerosa, composta da quattro sorelle e da quattro fratelli, e nel gennaio del 1942 egli si arruolò nell'artiglieria alpina della Cuneense, e qui trovò il fratello Risbaldo, che era appena rientrato dalla campagna di Albania. Il 15 agosto i due fratelli, che ormai si sono ricongiunti, partono per la campagna di Russia, però non riescono a raggiungere le prime linee, visto il fuoco dell'artiglieria russa che blocca appunto l'avanzata. E a questo punto il comando del 4° reggimento di cui faceva parte, di artiglieria alpina, si installò a Solonskij,
un villaggio fra Valuichi e Rosso. E mentre il fratello Risbaldo era preposto a distribuire le vettovaglie e gli indumenti come i litoni, Andrea Bordino, fratello Luigi, ve lo ricordo, era preposto ad accudire i sembuli del comando. Bene, prima di cadere poi prigionieri nel gennaio del 43, i Bordino si distinsero per avere davvero una capacità di mantenere salda la propria fede anche e proprio durante questo periodo difficile della campagna di Russia. Ad esempio, fratello Bordino dimostrò di dare con assoluta generosità il proprio pezzo di pane che gli spettava agli altri commilitoni, dimostrò di essere fortemente contro la guerra e sicuramente non approvò mai quella catastrofe micidiale nella quale si trovava ad essere inserito. E infatti lui, come anche suo fratello Risbaldo, preferivano non parlare nei tempi successivi di quello che avevano visto, di quello che era loro capitato. Anche il fratello Risbaldo, ogni volta che doveva andare a parlare successivamente, anche all'interno dei vari gruppi ecclesiali, di quello che avevano fatto durante la seconda guerra mondiale, nella campagna di Russia, era sempre molto reticente perché aveva visto qualcosa di assolutamente diabolico, demoniaco, aveva visto la distruzione proprio e quindi piangeva addirittura l'idea di dover raccontare e esortava gli altri a non raccontare, insomma, a non chiedergli di dover raccontare queste vicende. Sta di fatto che fratello Bordino dimostrò invece in questa circostanza già proprio tutta la sua fede e infatti si mise d'accordo col fratello Risbaldo e disse: se torniamo, dobbiamo fare un voto, insomma, cioè dobbiamo fare qualcosa per la Madonna che sicuramente ci aiuterà nel tornare alla nostra terra. E se torniamo, dobbiamo ringraziarla per questo. E allora i due pensarono: che cosa possiamo fare? La prima idea era quella di recitare il rosario tutti i giorni, ma Risbaldo disse: non me la sento francamente di recitare il rosario tutti i giorni. Allora decisero di costruire un pilone votivo, ecco, una cappella votiva proprio nelle loro zone dove appunto sorge, e così al ritorno i due fratelli fecero. Poi tra l'altro fratello Bordino, che così venne chiamato successivamente, come vi dicevo, si impiegò come infermiere presso il Cottolengo di Torino e tra l'altro fu anche infermiere in sala operatoria, in sala chirurgica, e anche qui si distinse sempre per le sue doti umane, religiose e professionali, e molti dei malati si rivolgevano a lui, appunto all'uomo, al religioso e anche proprio all'uomo di scienza, insomma, che li aiutava a curarsi. Unitamente ai medici, nonostante non avesse poi compiuto grandi studi, aveva il diploma di quinta elementare, allora si poteva ancora fare l'infermiere facendo dei corsi, e infatti Bordino non amava moltissimo lo studio, ma era certamente un uomo di fede sicura, è un uomo dal cuore enorme e dalla generosità davvero smisurata. Torniamo comunque al nostro fatto, diciamo, bellico. Vennero presi prigionieri nel gennaio del 1943. E il Bordino a questo punto dovettero vivere insieme la ritirata tragica, assolutamente tragica, per circa un mese. E poi vennero separati però ad Akululak. Andrea fu destinato alla Siberia, dove rimase per 2 anni, internato proprio in un campo di concentramento, dove cercò di compiere con abnegazione e con sacrificio quel compito di cui vi parlavo prima, e dove fu addirittura poi colpito da tifo petecchiale, dal quale guarì. E nell'autunno del 1945 finalmente i Bordino riuscirono a rientrare in patria. Andrea si considerò assolutamente miracolato e il 23 luglio del 1946, insieme alla sorella Ernestina, decise di entrare a far parte della piccola casa della Divina Provvidenza di Torino. E a questo punto indossò l'abito religioso e assunse il nome, lasciando quello secolare, il nome religioso di Fratello Luigi della Consolata. E
operò con i fratelli di San Giuseppe Cottolengo, iniziò a svolgere il suo lavoro appunto di assistenza di infermiere specializzato e inizialmente fu preposto a guardare i disturbi fisici e psichici degli ammalati che erano lì. E tra l'altro molto spesso anche i medici, siccome lui era molto a contatto con i malati, chiedevano esplicitamente un suo parere. Purtroppo nel 1975 fu colpito da una leucemia mieloide e 2 anni dopo, il 25 agosto, ci lasciò per sempre. E a lui a questo punto è stato dedicato un centro di ricerca a Torino. Bene, fratello Bordino ve l'ho raccontato così brevemente perché mi giunge 2 volte all'anno una pubblicazione a lui dedicata, che è Fratello Luigi, una proposta, non sto facendo assolutamente nessun tipo di pubblicità, ecco intendo dire, ma è una bella pubblicazione, e allora, dato che si trovano diversi spunti di riflessione e diversi riferimenti anche proprio culturali e religiosi insieme, di cui vi parlerò in un successivo video, intendevo qui però raccontarvi, seppur brevemente e succintamente, la storia di questo beato delle terre nostre, un beato appunto tutto italiano, un beato molto semplice, una persona assolutamente alla mano che ebbe sempre modo di fare del bene a tutti coloro che incrociarono la strada con lui. E tra l'altro, ecco, ricordiamo ancora questo avvenimento di carattere appunto ecclesiastico, religioso e anche giuridico. Tra il 1988 e il 1993 si svolse la fase del processo per dichiararlo venerabile. Sapete che si apre tutta un'istruttoria con un processo ecclesiastico per comprovare appunto che la persona è degna di essere dichiarata venerabile, poi beato e poi eventualmente santo. Attualmente è appunto beato, e il tribunale ecclesiastico si avvalse di 76 sezioni, ascoltò 58 testimoni oculari, 14 di questi erano anche ex deportati, ex prigionieri in Russia, e alla fine la Santa Sede, esaminate 2000 pagine di testimonianze, decise di redigere quello che viene chiamato il summarium e la positio. E allora il 14 febbraio del 2003 la commissione di teologi della Congregazione Vaticana per le cause dei santi votò quello che viene chiamato esercizio eroico della virtù praticabile dal servo di Dio fratello Luigi. Voti dei teologi all'unanimità 9 su 9 furono affermativi, e il 12 aprile del 2003 Papa San Giovanni Paolo II lo dichiarò venerabile. Poi si disse anche che un miracolo era avvenuto per la sua intercessione, per un miracolo avvenuto nel 1991, e allora si aprì un processo di beatificazione, e il 3 aprile del 2014 Papa Francesco promulgò il decreto che riconosceva l'avvenuto miracolo, la bontà del miracolo, con una guarigione appunto che fu attribuita all'intercessione al venerabile Luigi Bordino, e ritenuta inspiegabile per la scienza attuale, e quindi a tutti gli effetti fu deciso che era stata l'intercessione di fratello Bordino ad aver salvato la persona che si era rivolta. Ricordiamo ancora che il 2 maggio del 2015 a Torino è stato proclamato definitivamente beato nel corso di una celebrazione liturgica che è stata presieduta da un cardinale che è prefetto della Congregazione per le cause dei santi, che nell'occasione fu delegato da Papa Francesco, il cardinale Angelo Amato, e a questo punto a tutt'oggi è un beato, fratello Bordino. Luigi Bordino al secolo Andrea Bordino da Castellinaldo d'Alba. La sua memoria liturgica è stata fissata il 25 agosto. Ecco, vi ricordo ancora che Castellinaldo d'Alba si trova appunto in quella zona che è denominata di Langhe, Dogliani e Roero, ecco, tanto per denominare ancora geograficamente la sua zona di origine. E questo è veramente una santa persona, mi permetto di dire così, che probabilmente approderà alla canonizzazione, e questo ce lo auguriamo davvero tutti, ed era doveroso anche ricordare dove fosse nato.
Prossimamente vi parlerò anche delle riflessioni che si trovano nella sua pubblicazione. Grazie a tutti, arrivederci, a presto.